iniziamo, manco un minuto secondo il mio orologio. Anche io sì. Ovviamente. Mi presento, sono Francesco Fullone, sono il CEO di Ideato, presidente del GRUSP, associazione di utenti e sviluppatori PHP che ogni anno organizza PHP Day e GS Day. Sono il founder di un'altra società che si occupa di sviluppo di app per mobile, ma in realtà quel che mi piace essere nella mia vita un nerd, un geek, un otaku di quelli veramente pessimi e tendenzialmente una di quelle forme di vita inferiori che affollano internet. Inizio questo talk con una piccola premessa. Il talk, come avete intuito dal sottotitolo che ho volutamente tolto dalle slide, parla dell'essere commerciale. Tutto quello che sentirete deriva da un'esperienza personale e riflette situazioni vissute personalmente. Non vi sto dando metodologie di lavoro, non ci penserete mai. Non vi voglio dare certezze, non ci sono, e soprattutto non voglio provare a vendervi niente, nonostante stia provando a fare il commerciale. Il commerciale, perché uno sviluppatore, presidente dell'associazione sviluppatore PHP, fa il commerciale? La storia inizia quasi 4 anni fa, quando tre sviluppatori, anzi un sistemista, un sviluppatore e un consulente sviluppatore, decidono di crescere professionalmente, migliorarsi, fare cose più belle e più divertenti e quindi nel modo molto, molto new age di fare impresa all'italiana. Fare impresa all'italiana quindi vuol dire ci uniamo, apriamo un SRL, impazziamo, sbattiamo la testa destra e sinistra, leggi, leggiucole e tutto il resto. Ovviamente la nascita dell'azienda avviene mettendo i soldi dalle proprie tasche e si cerca di ridurre lo spreco. All'epoca non conoscevamo il concetto di Lean, ancora non era una buzzword, conoscevamo il concetto di arrangiarci all'italiana e quindi cerchiamo di fare il meglio possibile con le nostre risorse, cerchiamo di sprecare il meglio possibile. Questo quindi ha comportato una sovrapposizione dei ruoli delle tre persone al fine di soddisfare tutte le necessità che un'azienda ha e che tre freelance non hanno. Sono solo log, disse il sistemista. E lo disse leggendo i moduli bancari e finanziari. Quindi, so leggere i log di Sendmail, so leggere quelli di Apache, non vedo perché non dovrei saper leggere e interpretare i log che mi dà il commercialista a fine mese. E così il sistemista fece anche il responsabile finanziario. Bene, bene, perché li legge bene i log, li capisce bene, impedisce di fare sprechi, fa ottimizzazione sia sui server che sul denaro. Il codice, tutti per il codice per tutti, disse lo sviluppatore puro. Tra l'altro aveva iniziato a lavorare con le pratiche XP, stava studiando per migliorare la propria capacità di scrittura codice e in azienda portò il concetto di dobbiamo portare la nostra competenza anche ai futuri dipendenti. Decise quindi di diventare CTO, di assumersi il ruolo anche di far crescere tecnologicamente l'azienda e di far crescere personalmente i dipendenti. Infine, il terzo personaggio, che aveva fatto il consulente sviluppatore, quindi che aveva visto un altro modo di lavorare, che aveva lavorato come responsabile TC di un'azienda e che quindi aveva in qualche modo imparato a gestire fornitori e clienti,
e che aveva una buona rete sociale, disse: beh, io già faccio cose, vedo gente, vedrò cose e farò gente, faccio il commerciale. Questa è più o meno la storia di come la mia vita è cambiata, sotto sopra sia finita, eccetera, eccetera. Imparare il mestiere. Il commerciale non è un mestiere semplice, anche se lo fanno cani e porci. Io per primo. Il mio primo approccio nel fare il commerciale fu abbastanza zen. Io mi presento alle conferenze, parlo di quello che faccio, parlo della mia azienda, facciamo cose abbastanza interessanti, qualcuno verrà da me, sicuramente. Effettivamente ha funzionato, negli anni siamo cresciuti, da 3 persone siamo diventati 9 in maniera continua, più altri 3 o 4 che ci aiutano saltuariamente. Però questo essere eccessivamente zen, questo essere molto passivo, tra virgolette, e poco commerciale, che la concezione classica è della persona fastidiosa che vi chiama appena vi sedete con un piatto di spaghetti fumanti per vendervi la nuova stupenda tariffa 3. Quindi non sei abbastanza commerciale, gli dicevano i clienti. Perché non mi stai vendendo cose in più, non mi stai dando soluzioni migliori, non mi stai aiutando a crescere, non, tra virgolette, pensavo, non mi stai infinocchiando probabilmente. Cioè, venivo più percepito come un tecnico, un bravo tecnico, che sapeva parlare alla gente, che come un commerciale con competenze tecniche. Era vero, anzi è tuttora vero, però questo non ha aiutato, tra virgolette, la mia azienda a presentarsi sul mercato e vendere qualcosa. Quindi mi sono rimesso in gioco, così come un bravo sviluppatore deve migliorarsi, qualsiasi figura professionale o si migliora o è perduta, e quindi ho iniziato a studiare dai migliori testi, quelli più etici sul mercato, quindi PNL, studio dell'empatia, il capire come fregare la gente, piazzare aria fritta, tutte queste cose veramente, veramente valide, che aiutano i bravi, gli ottimi, gli stupendi commerciali a fare il loro lavoro. Insomma, cioè, sarei dovuto diventare una metà tra sberla, quindi faccio tosta, mi so presentare alla gente, sono lo splendido, che però saldatore in mano e costruisce un bazooka insieme agli altri del team per uscire dall'ennesima trappola in cui sono finiti, e Stan di Monkey Island che ti vende la bara anche se sei vivo. Quindi, cioè, insomma, un bel lavoro sicuramente, soprattutto per una persona un filo pragmatica, quale mi reputo di essere, forse anche eccessivamente pragmatica e attentamente etica, giusto? Giusto, abbastanza etico. Cioè, non è un gran bel lavoro. Le sensazioni che ho avuto nei primi anni da commerciale, tra virgolette, sono state bivalenti, perché comunque c'era la contentezza di vedere crescere quello a cui tenevo, però un eccessivo dispendio di energie personali per accettare quello che forse non sarei voluto diventare. Ho comunque continuato la mia esperienza di studio e ad un certo punto ho avuto una pseudo-illuminazione, ho detto: io non voglio essere il miglior commerciale, io voglio essere un buon commerciale. Buono che non significa soltanto so vendere, ma anche che vendo quello che serve. Cioè, cerco di limitarmi a quello che effettivamente il cliente, di cui il cliente ha bisogno. E quindi ho capito innanzitutto che per fare
il commerciale di un'azienda che comunque vive all'interno di processi agili, avrei dovuto innanzitutto comprendere molto a fondo sia il dominio della mia azienda, ma anche il dominio dei clienti da cui andavo, non banale. E soprattutto, cosa non semplice, avrei dovuto dare risposte molto veloci e essere molto paziente nell'ottenerlo. Considerate l'esempio di quanto costa fare questo? Dobbiamo fare una stima, sarebbe la risposta classica, ma il cliente vuole una risposta immediatamente. E qui poi partono tutti i flame, l'account gli ha detto un giorno, ma noi ne scriviamo 8, oddio come facciamo, come non facciamo. Il come facciamo e come non facciamo deriva da uno studio di quello che fa l'azienda internamente, la crescita che ha l'azienda internamente, i processi interni dell'azienda che oggi Filippo ha spiegato, e l'aiutare l'azienda a portare avanti i propri processi. Però allo stesso tempo il cliente, che è molto esigente nell'ottenere una risposta, è al contrario molto lento a dartene. Inoltre, un altro fattore determinante per un bravo commerciale è la capacità di vendere certezze. Allora, chi di voi comprerebbe un biglietto aereo per un probabile volo? O una macchina che forse funziona? I clienti come voi, che alla fine siete clienti di qualcun altro, dal gestore telefonico al supermercato, cercate piccole certezze, ma certezze, non dubbi, certezze. E una delle maggiori certezze che si possono avere sono i prodotti, tra virgolette. Prodotto perché so che questo è un cellulare, so che chiama, so quello che sta facendo, si limita alla sua sfera, al suo dominio, e quindi lo riesco a concepire, lo riesco a dire sì, è quello che è, quella cosa è quello che voglio, lo compro, lo voglio assolutamente. Però Ideato è un'azienda che non vende prodotti ma servizi. E quindi il dubbio ha iniziato ad attanagliarmi: come posso cercare di vendere certezze, che comunque certezze non potranno mai essere, e farlo su dei servizi? Ho iniziato a cercare soluzioni altrove. Altrove significa frequentando conferenze, Agile Day, e ho visto negli anni, a partire da Bologna, dove la domanda era sì, ma come posso dirlo al commerciale, che la soluzione in realtà non c'era. O ci si affida a quello già citato da Gabriele, o si sbatte la testa e si va avanti in qualche modo. E le domande che una persona si pone quando cerca di affrontare questo genere di problemi sono veramente tante. Sono: come posso fare un preventivo basato su story point, ma quello che volete, se non li posso associare a giorni uomo, ore di lavoro, o un qualsiasi metro insindacabile di ci metterò X? Come posso chiedere un budget per un qualcosa che effettivamente so per i prossimi 5 giorni, che è la mia iterazione di lavoro e che potrebbe cambiare drasticamente nei prossimi giorni? Infine, cos'è un cliente veramente? Cioè, che background tecnico ha? Vuole far parte del mio team? Vuole far parte del team che porta avanti il suo progetto? Magari è una persona che ha una conoscenza di dominio valida, buona, ma non ha competenze tecniche, non vuole avere competenze tecniche perché fa un altro lavoro. Vuole condividere la sua competenza di dominio, ma non essere vessato, perché si rischia di vessare le persone a dobbiamo fare
Q&A, vieni subito in Skype call o ci blocchi il processo di lavoro. E diventa un... vuole un prodotto, di nuovo. Oppure vuole un qualcosa che gli semplifichi il processo d'acquisto per avere il risultato finale. Sono giunto quindi alla conclusione che la vendita di soluzioni potrebbe non essere la vera soluzione, ma più che altro trovare un compromesso con le persone, dove le persone non sono solo i clienti. Quindi un po' perché da bravo maniaco dei telefilm e dei cartoni animati, il trend degli ultimi anni è quello del mediatore che cerca di capire la verità nascosta dalle bugie, o la verità nascosta da altri fatti, o l'analizzare, il parlare con le persone per capire quello che effettivamente vogliono ma che non sanno spiegare in un lessico che degli sviluppatori fortemente tecnici riescono a comprendere, non perché siano stupidi, ma perché è un problema di conflitto di domini di discorsi. Io parlo in italiano, tu mi rispondi in giapponese, vabbè, sì, boh. Quindi diventa più un processo euristico, diventa un processo che finisce con l'accettazione da ambo le parti di un compromesso. È una trattativa però non tra il cliente e il commerciale, ma è una trattativa tra il cliente e il team tecnico, la prima volta che si incontrano. Il lavoro del commerciale diventa quello di mediatore, devo aiutare entrambe le parti, proteggendo entrambe le parti. Quindi una persona super partes che permette al cliente di capire il lessico dei tecnici e le esigenze dei tecnici, che non sono non banali, e contestualmente ai tecnici di non sprecare tempo, perché il tempo per l'azienda è denaro. E questo mi permise anche di capire quali erano i clienti validi da portare in questo processo di trattativa, anche perché la trattativa inizia prima personalmente e poi diventa una mediazione. Quindi fermandomi alla trattativa e mandando a casa i clienti che non sono reputati validi, sto da una parte proteggendo il team e dall'altra l'azienda di potenziali perdite. Non sei uno di noi, tutti i commerciali delle varie aziende partner o fornitrici o quant'altro continuano a ripetermi questa filastrocca: ma tu non sai vendere, ma tu devi bussare alla porta del cliente e piazzargli la nuova licenza di XYZ perché serve assolutamente, così poi facciamo fatturato e col fatturato poi puoi avere quello che ti pare. Non aumenti il PIL perché non ci permetti di rivendere le tue persone come consulenti esterni da piazzare alle aziende che poi in realtà fanno lavoro per altre aziende, quindi il cliente finale spende 1000, poi porta 800 alla prima azienda di consulenza che porta 400 alla seconda di azienda di consulenza, hai fatto 2200 euro di PIL con una spesa di 1000. Tu non ci aiuti, non sei un vero commerciale. Ma forse non è neanche quello che voglio essere per la mia azienda. Forse quello che più reputo valido per la mia azienda non è quello di crescere a dismisura come una qualsiasi azienda di consulenza di cui non faccio nomi, ma che ha milioni di consulenti a 12 euro l'ora, tanto lo sappiamo tutti gli stili quali sono, e che poi li piazza tipo dentro le banche, Vodafone, eccetera, eccetera. Forse quello che voglio è avere un'azienda piccola, performante, che faccia quel che deve fare, che abbia la possibilità di cambiare da rotta velocemente quello che deve fare e che possa farlo in tranquillità.
Ho deciso quindi nell'ultimo anno circa di rivedere un po' la visione di vendita, creando più sinergia con i clienti. Quindi se prima li aiutavo, prima tuttora li aiuto in una fase di mediazione se superano la trattativa, perché comunque su questo c'è scelta, non sono succube di tutti i clienti. Questa settimana ho avuto 3 richieste per fare Facebook in una settimana, che vabbè, se passa una trattativa e la mediazione porta a dei risultati, risultato che significa che il cliente entra nel team a modo suo, con le sue peculiarità e adattando il processo del team minimamente per aiutare il cliente e poi per educarlo, per entrare nel lungo termine, nel processo vero che abbiamo internamente, creiamo una sinergia con il cliente. Abbiamo X clienti, oggi Filippo ha detto che abbiamo circa una ventina di progetti attivi, ne abbiamo altrettanti in stand-by, che vuol dire che abbiamo deployato, il cliente lì fermo, ma non gli cerchiamo di vendere niente. Il suo software funziona, perché dobbiamo pungolarlo per fargli spendere quando magari non ne ha bisogno? Piuttosto creano delle sinergie, creano clienti che hanno prodotti simili ma complementari e cerchiamo di farli lavorare insieme. Il farli lavorare insieme porterà per loro ricchezza, perché riescono a vendere qualcosa che non hanno, e a noi porta guadagno, perché il lavoro di integrazione è comunque a nostro carico. Quindi abbiamo un attimino stravolto quello che è la vendita del servizio, del hai bisogno, invece del hai bisogno di, a dirti io hai bisogno di, lo fai emergere tu stesso, ma solo nel momento in cui ne hai effettivamente bisogno per migliorare il tuo lavoro. Una sorta di decrescita felice, positiva, dove faccio spendere di meno ai miei clienti, guadagno di meno io nell'immediato, però permetto al cliente di avere un budget superiore per investire in me, forse, in qualcun altro anche, ma l'avere un budget superiore per investire potrebbe significare far aumentare il business del cliente e quindi farlo tornare per ulteriore modifica al suo software. Sembra una cosa da braccialdri, però effettivamente sta funzionando, e soprattutto sempre nell'ottica di non vogliamo diventare Accenture, non ci interessa. Io il talk avevo valutato per 15 minuti, l'ho fatto in una ventina, forse qualcosa di più, e vorrei usare tutto il resto del tempo per litigare. Purtroppo molti di voi si sono già sfogati con Gabriele, però qualsiasi domanda è ben accetta. Yes. Allora, il discorso invece di come sostiene l'azienda, perché l'azienda deve crescere, il fatturato deve aumentare. No. L'azienda deve crescere, sì, il fatturato deve aumentare, la marginalità deve aumentare. Gli utili, sì, ma anche, si possono mettere gli utili a parità di fatturato. Cioè, se io ho un'azienda che è sana, la devo far crescere ulteriormente? Se dà da vivere bene a tutti? Non lo so. Forse è un'azienda che comunque ha 3 anni e mezzo e che è sana, sta bene, ha troppo lavoro, scarta lavoro, sceglie solo i clienti che vuole avere, e magari non abbiamo delle marginalità delle madonne oggi, ma stiamo cercando di far crescere questo discorso delle marginalità con qualcosa che non sia soltanto lo sviluppo software, che non è scalabile. Cioè, un'azienda che fa consulenza scala sulle persone. Quindi il mio investimento o è trovare sviluppatori mediocri o far crescere quelli che ho in casa e
tirare fuori un qualcosa che mi permette di crescere lateralmente, magari anche i prodotti o anche sinergie con i clienti, perché no? E questo nell'ottica sempre di Lean Startup di prima, quindi... l'ottica di Lean Startup è nata perché abbiamo lo spreco, per noi lo spreco iniziale era dire: prendo un agente di commercio che va in giro a venderci, cosa va a vendere se non ha le competenze per vendere il nostro lavoro? Cioè, le aziende che tendenzialmente fanno mail renting, il loro prodotto è il consulente da piazzarti in casa, e quindi i loro commerciali ti vanno in giro e ti dicono: ah, hai bisogno di 5 sviluppatori? Te li trovo io. Alzano le pietre, trovano 5 sviluppatori, uno è un postino che però a posto era licenziato e quindi ha detto: faccio lo sviluppatore. Un altro è un neolaureato in filosofia che una volta ha fatto un programma in Pascal, quindi lo so fare i programmi, e che te li piazza a fare consulenza con il valore aggiunto che ti possono dare un postino e un filosofo, alcuni sono bravi, altri insomma. E punto, cioè, deve essere quello che devo fare anch'io? No, assolutamente. Poi, ripeto, è comunque sempre un processo euristico. Io non so a priori, quel cliente andrà benissimo. Devo adattare il modo di lavorare mio, innanzitutto, sulla singola persona. Perché ci sono persone che fanno molta fatica a collaborare, anche se loro stessi vogliono in qualche modo aiuto. Ci sono molte persone che non vogliono far parte del team di sviluppo perché lo percepiscono come uno spreco. Quindi c'è comunque una trattativa, c'è comunque una mediazione per ripermettere a entrambi i fronti di trovare un punto comune. Ma non ci sono metodologie del dire: oggi prendiamo questa nuova metodologia pinco pallo, se tutti la facciamo allora tutti riusciamo a risolvere i problemi del mondo. No. Yes. Francesco, ti chiedo scusa, io innanzitutto condivido in pieno tutto ciò che hai detto, e anche per la mia esperienza, diciamo, il guardare un po' più in là di cosa piazzerò tra virgolette a fine mese si dimostra una tattica vincente. Una parola che farei forse comparire nella tua presentazione: fiducia, nel senso che vedo il buon cliente tipicamente quello che ti dà la fiducia all'inizio, che non rompe le scatole, diciamo, e cui tu riesci, diciamo, davvero a essere un po' super partners, no? Tra le esigenze meramente tecniche e le sue esigenze dal punto di vista i suoi business goals, diciamo, no? Una cosa che vedo tuttora come difficile è riuscire però a guadagnare questa fiducia se il cliente non ha già avuto un rapporto diretto con te o con qualcuno stretto vicino a lui o vicino a te, perché quella è la parte secondo me difficile. Quella si conquista, si usa l'empatia, la PNL, ma attenzione, non per conquistare la fiducia, per conquistare la simpatia. Simpatia e fiducia sono cose completamente separate. Una persona può essere simpaticissima, ma non gli darei neanche 10 centesimi, ok? La simpatia mi porta a portare avanti tutto il processo. La fiducia arriva quando in fase di mediazione il cliente vede la trasparenza con cui si porta avanti il progetto, e non è fiducia verso la mia persona, perché la mia persona, finita quella fase, si allontana. È fiducia verso l'azienda che lo aiuta nell'andare avanti. Sì, diciamo, forse l'approccio commerciale tipico forse si esaurisce un momento prima e capisce quando è il caso di passare la palla a qualcuno che può dare valore piuttosto che cercare. L'approccio commerciale tipico è: ciao, io so che tu hai un problema, ti dico anche quale e me lo invento. Ho io la soluzione, ti costa 50.000 euro, però tranquillo, da domani a posto. Poi torno in azienda, questo l'ho visto facendo il responsabile IT, dove il commerciale torna in azienda e dice: ho trovato un cliente della Madonna, però gli dovete fare questa cosa qui a 50.000 euro. Si fa dove? Chi te l'ha detto? È fattibile? Boh. Certo. Questo è l'approccio standard.
se insomma. Sì. Riguardo, dove non c'è ancora la più del cliente. Sì. Per capire bene come abbiamo anche questo ruolo commerciale a Dico, è possibile magari che abbiamo assunto della, non so, value proposition di ideato, cioè come i poni a un è possibile in questo spazio. Perché io per esempio non la conoscevo. Però un po' non marchettata. E allora. Sì, vabbè, prendi il valore dell'XP, ciao. Prendi il valore dell'XP, ciao. Cioè, allora, non sono un marchettaro, quindi su queste cose qui sono venuto senza biglietto da visita per dirvi quanto sono bravo a fare il commerciale. E, però quello che facciamo noi è cercare qualità nel nostro prodotto. Il nostro prodotto è il software che facciamo per te. Quindi noi vogliamo dare qualità, appunto. Questo può, porta a scelte di clienti, a scelte di modi di lavorare. Non so quanti di voi hanno seguito il talk di Filippo oggi, se non avete seguito scaricatevelo, perché fa vedere che comunque anche il nostro processo interno è stato stravolto nel tempo, per venire, perché abbiamo imparato cose nuove, sia lavorando ma anche molto entrando nel dominio applicativo dei nostri clienti, che non conoscevamo. E che ci ha portato a migliorare il nostro servizio in maniera più efficace, probabilmente efficiente, però con ancora possibilità di miglioramento. Ma se il cliente viene da te, a sì, un certo punto ti fa la domanda, fammi un preventivo. Sì. Fammi un preventivo. Tu come agisci? Come ti muovi? Io agisco così, prima di tutto cerco di capire cosa vuole. Chiaramente. Il cosa vuole spesso si vuol dire che si parla al telefono per una giornata, divento l'amico di tutti, il consulente, non è il consulente, è la persona su cui piangere sulla spalla praticamente, cosa che magari non adoro fare, però è necessario. E da lì in avanti, dopo un primo approccio con il team di sviluppo, se si riesce a far emergere un qualcosa di sensato, si fa un'analisi reale del progetto, pagata. Se non intende pagare per fare un'analisi del progetto, non è un cliente che passa la mediazione. Punto. Yes. Dalla tua esperienza, sei riuscito a delineare un profilo del cliente che è più adatto a poter collaborare ad una persona di questo tipo? O? La gente è matta, quindi ma mi ci metto anch'io nella categoria. Il problema è questo, il mio modo di pensare non è il tuo modo di pensare. E allo stesso tempo, uno che vende sacchetti di plastica non ha il modo di pensare di uno che vende succhi di frutta. Le esigenze sono diverse, non puoi delineare, fare un profilo del criminale. No, ma se c'è qualcuno che ti sembra più predisposto... Come imprenditori, ma in Italia sono quasi finiti. Neanche a livello di settore. No, cioè uno può essere imprenditore e non aver avuto mai esperienza da imprenditore, e uno può lavorare da 50 anni in banca, essere super mega dirigente e non saper fare il suo lavoro. Cioè. Yes. Riesci a, almeno per una parte dei tuoi clienti, a inventarti una specie di pacchetto standard, tipo ti facciamo il sito web in 3 mesi? Il pacchetto standard si ferma a quanto vuoi investire per fare l'analisi pre-progetto. Cioè non c'è sufficiente comunalità fra tutti i vari clienti, allora, per poter avere un simile lavorato. In epoche d'oro, che vuol dire quando eravamo giovani e inesperti, 4 anni fa, e vabbè, ognuno di noi ha esperienza, io lavoro quando ho 19 anni, quindi comunque sono ormai 15 anni che sono nel settore. E si diceva, adesso noi scegliamo gli strumenti, li facciamo evolvere, ci creiamo un framework e con quello lì facciamo tutto. Non è vero. Sono mere speranze, supposizioni del voler riutilizzare sempre il codice. No, perché comunque in 4 anni quanto sono cambiate le vostre librerie? Cioè voi oggi utilizzereste per un nuovo progetto del software scritto 4 anni fa che magari non porta più avanti nessuno? No, cioè, e quindi un reinventiamo ogni volta la ruota? Forse,
forse perché nell'ultimo mese ho tirato fuori un qualcosa, sto utilizzando un qualcosa che mi sta aiutando, e quindi l'ottimizzazione, sì, ottimizzazione si può chiamare, è adesso. Cioè, noi oggi stiamo investendo in un progetto per un CMF che ci serve perché abbiamo molte problematiche simili, ma attenzione, non è detto che lo utilizzeremo sempre. È pragmatismo sopra ancora tutto il resto, si deve essere pragmatici, perché se non c'è pragmatismo posso continuare a scrivere oggetti, classi e quant'altro che si parlano in maniera fighissima ma che non fanno quello che il cliente chiede, ed è importante essere, fare il delivery di quello che è stato richiesto nel migliore dei modi, con la qualità che ci deve essere, con la capacità di metterci mano in futuro, ma questo si ha con scrivendo il codice decente. Scusami, di nuovo, ho sentito che hai utilizzato due volte la parola richiesto nel breve, no? Ciò che capita con imprenditori anche che vengono da altri, da diversi settori, non conoscono il software, non lo capiscono, loro sono abituati a ragionare come ragionato fino a quel giorno. Magari hanno avuto il gestionale, questo è il loro workflow, lo vorrei sul web la stessa cosa. La loro domanda è quella, loro ti stanno chiedendo già la medicina, non vengono così male. Tu tendenzialmente assecondi, preferisci assecondare le richieste o purtroppo essere più... Allora, c'è un bellissimo detto che dice col speech, col not in speech. Però non è detto che voglia assecondare la follia delle persone. E premessa, non siamo una web agency, siamo un'azienda di sviluppo software, quindi vengono da noi per fare il sito web e magari e la prima cosa che diciamo è: ma l'immagine l'hai fatta? E lo studio dell'interfaccia? E i dati del gestionale li hai estrapolati? No, ok, noi ti facciamo l'estrapolazione dei dati, il resto non è nostra competenza. Se vuoi, ti troviamo gente che te lo fa, ma non è nostra competenza. Parlo a livello, poi dice, non entri nel merito di, non so, user experience piuttosto che workflow, no. Perché dovrei? Così, non è il mio lavoro. Ok. Lavoriamo con aziende che lo fanno e che lo fanno in team con noi, perché comunque è sempre the world team che lavora, però nel momento in cui devo parlare di user experience mi prendo a braccetto la persona del caso, vado dal cliente e parla di user experience. Sì, no, però ecco, comunque lo fai percepire al cliente, ecco, certo. Perché questa, sì. Guardo no, sempre a lungo. Non ecco. Esiste lo scontato. Lo scontato serve quando è pur parlé. Si fa. Però la risposta che do sempre col si fa è: dipende da quanti soldi e quanto tempo hai. Si fa tutto. Se lo capisce bene, se no cerco di capire qual è il suo dominio e di fare gli esempi concreti al suo dominio. Certo. Se non lo capisci neanche così, vuol dire che la trattativa è morta prima ancora di iniziare, avanti il prossimo. Questo approccio che dicevi, sì. Il cliente è buono, con cui posso poi arrivare un contratto, è quello che è disposto a pagare tutto di facilità. Sì. È nato insieme a già affiliato alle... No, è nato sbattendo la testa, perdendo soldi, sbattendo la testa e capendo che... Non è detto che il processo sia uguale per tutti i clienti, ogni persona ha la sua sensibilità che va rispettata, quindi non, ripeto, non sto cercando di darvi una metodologia, quindi ogni domanda, cioè ogni risposta ha anche il suo negativo nell'affermazione, sì, no, nella risposta che do. Se sei ideato, sei appena nato, non ti conosce nessuno, quindi magari è difficile. Da imprenditore, non sono più il commerciale, sono il cielo ideato. Da imprenditore, come posso permettere alla mia azienda di crescere? Facendo degli investimenti pubblicitari, giusto? Okay. O facendomi conoscere, uguali investimenti pubblicitari. Un investimento pubblicitario per farmi conoscere è: vengo da te e ti faccio il preventivo gratuito. Sì, però una volta che ho raggiunto il livello di conoscenza e competenza che volevo raggiungere, ma a cui non mi fermerò, a quel punto ho la forza di dire: sai che c'è? Adesso non è più così. C'è chi lo accetta, c'è chi non lo accetta. Per clienti già in essere non è detto che l'analisi venga pagata, perché c'è comunque un rapporto di fiducia
Io non sto scommettendo sul cliente che si fa fare l'analisi e poi va dagli indiani con la mia analisi. E quindi sul rapporto di fiducia entrambe le aziende prosperano. Vuol dire che ho investito come azienda nel cliente per farlo crescere e quindi rientrare nel circolo virtuoso. Yes. Quindi nella selezione del cliente, sì, quando chiedi soldi per iniziare, diciamo, sì, lo studio del progetto, il cliente quindi non ha un'idea dell'ordine di grandezza del meccanismo del progetto? No, come fa ad averla? Cioè, il problema è, se io non so quello che tu vuoi precisamente, come te lo posso stimare? Non farlo non ho mai usato la parola preventivo, ma sempre stima, perché come tutti noi dovremmo sapere, non stiamo lavorando in waterfall, tol preventivo, queste sono le specifiche, ci vediamo tra 6 mesi. Stiamo facendo delle stime operative per capire qual è il budget, che non vuol dire si spende così, su cui operiamo. Finito il budget, finisce l'attività di sviluppo, però potresti avere già un prodotto utilizzabile, si spera. Il processo è questo. La grossa, a mio parere, poi qui potreste darmi delle reti, la grossa misconcezione di tutto il movimento agile è che è nato per i prodotti, cioè l'azienda che sviluppa prodotti utilizza processi agili all'interno della catena brutto dell'operatività per tirare fuori un prodotto sempre migliore. Come fai a portare avanti un processo del genere in un'azienda che produce servizi? Cioè, il prodotto, so dove voglio arrivare, il servizio di che? Dove, come faccio a stimare? È un servizio. Cioè, il prodotto del cliente non è mio. Quindi io che sviluppo internamente e che do in output un prodotto, utilizzo tutte le pratiche agili, XP, e cerco di fare la cosa più bella e migliore del mondo. Ma non è detto che il cliente che chiede un servizio a me debba essere agile. I miei fornitori devono essere agili o comunque di entrare in dei canoni che mi permettano di lavorare al meglio, ma non i miei clienti. Altrimenti, se il cliente è agile, è dentro il team e il prodotto è di tutti quanti. Cioè, se avessi trovato un cliente veramente agile lean, avrei fatto una startup con lui come forno di ideato. Cioè, così. Yes. Io come consulente mi trovo molto spesso in una situazione complicata, perché certe volte non puoi non accettare dei clienti, perché magari ne hai bisogno, non sono un'azienda, io sono un consulente e devo prendermi certe ore e devo accettare di lavorare a budget, per esempio. Se vuoi ti do del pacco sulla schiena, però no, la domanda è un'altra. La questione è, qual è il tipo di compromesso, diciamo, è cercare di portare e di imporre la tua ortodossia, diciamo, rispetto all'istria, all'agile, dal cliente, e convincerlo. Allora, ripeto, le persone sono ognuna fatta a modo proprio. Non è detto che tu possa portare da consulente XP all'azienda, anche perché fai un progetto di 2 mesi, te ne vai a casa, cosa hai fatto? Quello che puoi fare è lavorare in maniera valida, che significa il codice che scrivi lo fa con i test, quando deploy hai un sistema anche tuo sul tuo computer di continuous integration, quello che puoi fare e quello che dovresti fare. Cioè, un consulente che dovesse lavorare per me e che in un qualche modo di suo non fa quel genere di cose, non continua a lavorare per me. Però mi trovo, è più facile lavorare per gente che parla della stessa lingua, consulenza, piuttosto che trovare magari un imprenditore che decida di investire in cemento. Però noi troviamo i clienti che non parlano la nostra lingua, anzi, tutt'altro. Però tu sei un'azienda e ti puoi permettere di scattare i clienti. Però lo facevo anche come consulente, più o meno, limitatamente. Ogni tanto si mangia merda, sì, sì.
ogni tanto si può dire non mi interessa fare questo lavoro. Ragazzi, in informatica, per le persone brave, come dice Gabriele e come io stesso so molto bene, c'è lavoro, ce n'è tanto. Semplicemente smettete di andare a vendervi per Accenture o ad aziende simili. Punto, andate direttamente da qui. Anche perché andando da Accenture rovinate l'ecosistema. Perché è un problema di ecosistema. Cioè, se le aziende percepiscono lo sviluppatore come un valore aggiunto, lo pagano come un valore aggiunto, se lo percepiscono come diceva Gabriele, come una commodity, lo pagheranno come commodity. Accenture vende il prodotto di Accenture, sono gli sviluppatori, quindi sono commodity. Gli dà il pacchetto insieme al portatile. Ogni tanto senza portatili, quelli più sfigati. Aggiungo una cosa, in realtà il valore di Accenture è la maintenance, cosa che voi non fate. La maintenance del software. Chi ha detto che non lo facciamo? Noi facciamo continuous integration su tutti i prodotti. Ho detto prima che abbiamo 20 prodotti fermi che continuano ad andare. Ma quello che hai detto, però magari quello che sento è adattare il fatturato. E fare PIL. No, perché io condivido Finisci, scusami. No, io condivido tutto quello che hai detto. L'unica differenza è su quella ragione cui fate software di qualità. E quindi il tuo obiettivo è vendere software di qualità. L'obiettivo di un commerciale medio, Accenture o qualsiasi altra azienda di consulenza è vendere la maintenance. Ti vendo il prodotto sotto costo, perché poi ti vendo 4 anni di gestione. Va bene, però no, sì, ma vuol dire non ho mai detto che non vendiamo maintenance, anzi, abbiamo i progetti in attivo e i progetti che sono lì che non fanno niente, però PHP viene aggiornato, Apache viene aggiornato, MySQL viene aggiornato, patch di sicurezza per i framework, e qualcuno lo deve portare avanti. Noi lo sappiamo che c'è un problema, perché c'è il continuous integration che continua a romperci le scatole un tempo, perché c'è morto il coniglio che si lamentava della... Però lo sappiamo, i clienti che hanno un minimo di furbizia lo sanno, i clienti a cui una volta deployato il prodotto non gliene può fregare più di meno il prodotto stesso, perché ce l'avevano per l'evento tante tali, basta, vuol dire che lo spreco per noi è stato ridotto, e anche per il cliente, perché comunque l'ha abbandonato il progetto.